Ciao a tutti, siamo il team numero 59, il Displank Learning Group, e veniamo da Lanciniguo in provincia di Treviso. Una volta presa in considerazione la problematica proposta, abbiamo guardato la realtà che ci circonda. Vicino alla nostra scuola infatti ci sono delle api e così abbiamo deciso di prendere in considerazione il problema della vita delle api e quindi abbiamo intrapreso uno studio su di esse. Analizzando alcuni campioni ci siamo accorti di come certe zone siano inquinate. Con il nostro sistema gli apicoltori potranno controllare costantemente la popolazione delle loro api e in questa maniera monitorare anche l'ambiente che li circonda, cercando di posizionare in maniera ottimale le api. Come potete notare, il nostro sistema si basa su delle fotocellule che, poste a coppie, ci permettono di contare il numero di api in ingresso e in uscita dall'area su cui viene installato il nostro sistema. Dopo aver adeguatamente studiato e disegnato la basetta su cui posizionare le fotocellule, l'abbiamo di conseguenza forata e poi abbiamo proceduto a saldare i vari componenti e a preparare i fili di collegamento. Il software che ci permette di contare il flusso delle api è installato su Arduino, a cui è collegato un Ethernet Shield. Nella fattispecie, la realizzazione del conteggio è possibile attraverso una macchina stati, ovvero un automa che ci permette di descrivere il comportamento di più stati. Avvenuta la raccolta di dati, questi vengono trasmessi. Le modalità di trasmissione possono essere differenti. La prima sfrutta una rete locale, la seconda un ponte radio e la terza un collegamento tramite Raspberry, il che trasferisce i dati ad un server che poi li rende disponibili nel sito web da noi appositamente creato. Il Raspberry risulta programmato attraverso l'SQL, ovvero un linguaggio standardizzato attraverso il quale è possibile memorizzare, gestire e richiamare i vari dati, a cui vengono associate anche data e ora. Allo stato attuale il sistema non è ancora completato e stiamo studiando come implementarlo ulteriormente. Le future implementazioni riguarderanno l'introduzione di un pannello fotovoltaico per ricaricare la batteria, attualmente esterna, l'introduzione di sensori di temperatura, umidità, luminosità e peso dell'arnia e la creazione di un'app per tenere sotto controllo le proprie arnie senza dover collegarsi al nostro sito. Come potete vedere, i dati raccolti vengono poi elaborati ed interpretati al PC. I grafici, che sono visibili nel nostro sito web, sono poi analizzati in base ai picchi che si sono venuti a creare. Il nostro progetto lo abbiamo condiviso organizzando degli incontri pubblici, nonché delle attività presso le scuole elementari. Infatti è importante sensibilizzare tutta la popolazione su questo argomento. Nella fase nazionale della gara abbiamo avuto la possibilità di condividere il nostro progetto con altri team, nonché con l'Università di Trento, che sta facendo uno studio sulle api in questo periodo ed è rimasta molto colpita.